Ciao Francesco, buonasera a tutti. Ciao. Siamo per questa intervista con l'azienda agricola Cavalleri, nell'ambito del filone delle interviste che il collaboratore della guida Slow Wine effettueranno per ottemperare agli obblighi statutari che ci vogliono legati alla visita aziendale, al passaggio e alla vicinanza nei confronti di chi lavora la vigna e produce il vino. Francesco Franzini, anima e uno dei titolari dell'azienda Cavalleri, a cui do il benvenuto. Grazie. Chiedergli subito, Cavalleri, azienda agricola Cavalleri, che cosa significa essere azienda agricola in Franciacorta, secondo te? Beh, innanzitutto ciao a tutti, buongiorno. E grazie Paolo, sono contento che tu mi faccia le domande perché anzi mi fa anche un po' effetto essere così in registrazione. Comunque, essere un'azienda agricola in Franciacorta significa occuparsi a tempo pieno della campagna, tanto per cominciare. E, senza toni polemici, ma non è una cosa così scontata nel mondo del vino, non solo in Franciacorta, ma in generale, sotto tanti aspetti è diventato anche un mondo di fondi, di investimento, gente che sposta capitali. Ecco, noi invece siamo, una famiglia che si occupa di fare uva e vino. E quindi, ecco, dal punto di vista pratico è molto semplice. È la nostra unica attività, è della fonte di sostentamento della nostra famiglia, ecco, non abbiamo altri interessi. È il nostro mestiere, tutti i giorni. Ma questo ci tiene. Allora, la domanda poteva sembrare capzioso o polemica, ma in realtà era un po' per mettere i puntini sulle i riguardo al fatto che la Franciacorta spesso viene identificato come territorio che non ha una grande storia, come dire, testimonianza del passato, al di là degli scritti degli storici che sono stati recuperati di recente, ma sicuramente sempre, è una zona in cui si è sempre fatto vino, ma il Franciacorta così come lo viviamo in questi tempi fa parte di una storia abbastanza recente, per cui io mi immagino che il vostro essere azienda agricola ha poi, come dire, sfruttato questo canale che è stato individuato come esaltatore del territorio, non so, mettiamola in questo modo, poi non so, forse tu troverai il termine più adatto. Una No, giusto. specificità che rende forse al meglio quelle che sono le potenzialità del luogo in cui vivete, presumo. Sì, è esattamente così. La tradizione dal punto di vista spumantistico qui non è recente di più. I primi tiraggi, va bene, il primo della Berlucchi è il 61, ma la gran parte anche delle aziende storiche ha cominciato a tirare verso la fine degli anni 70. Quindi, ecco, se si pensa a zone con secoli di storia, ecco, questo non sono la Franciacorta. Però credo che non sia stato, come tanti lo fanno passare, un percorso inventato. Cioè che ci sia qualcuno che a tavolino si sia messo e abbia detto, va bene, da adesso noi abbiamo bisogno di uno strumento commerciale forte, adesso cominciamo a fare spumante perché è la strada per fare i soldi, che è quello che un pochino in breve viene fatto passare sulla Franciacorta. Qui si facevano vini fermi che in alcune annate vengono anche molto buoni, anche i rossi, ma la vera qualità viene quando si fa metodo classico, metodo Franciacorta, chiamalo come vuoi, ma i vini di vero livello, quando si dice livello internazionale, diciamo come, senza essere presuntuosi, ma insomma, tirar fuori qualcosa che abbia un vero peso specifico, lo fai quando fai Franciacorta. Questa consapevolezza si è consolidata nel corso degli anni. E spesso mi capita anche di discutere con i miei colleghi, discutere, ma non in senso positivo, sul fatto che noi stiamo scoprendo la potenzialità di fare Franciacorta in Franciacorta ancora oggi. Il punto da cui io parto per fare questo ragionamento è io ho iniziato nel 2008 a lavorare qui in azienda e
all'epoca Cavalieri, che era comunque una delle aziende storiche, intendeva le riserve come vini con 5 anni sui lieviti. Adesso siamo arrivati a 10 nell'arco di 12 anni. E 5 anni li fa il Collezione Grandi Cru, che prima ne faceva 4. Cioè, stiamo continuamente esplorando i limiti di questa enorme, secondo me, potenzialità. E li stiamo scoprendo. Non li abbiamo ancora trovati, per fortuna. Okay. Quindi credo che sia un percorso che è iniziato relativamente da poco, ma che si deve ancora sviluppare per la gran parte. Io la penso così. Mi fermo un attimo perché stai mettendo al fuoco un sacco di carne, io invece volevo diluirla nell'arco di tutta la nostra chiesa. Scusa, io parto, poi quando è tu fermami. Ok. Quindi abbiamo parlato del vostro legame con la terra, che sembrerà un refrain scontato, una banalità, non so, un luogo comune, ma in realtà ci tenevo a mettere il puntino sul fatto che vivete della terra. E quindi l'elemento di simbiosi deve essere per forza vissuto e necessario se si vuole creare qualcosa di unico. Immagino che sia così. Raccontami un po' adesso dell'azienda, della storia dell'azienda e chi siete voi in azienda. Quali sono le figure che costituiscono la Cavalieri? La storia dell'azienda è mio nonno Giovanni, che è stato quello che con suo padre, d'accordo, ma è stato l'anima della Cavalieri, quello che ha intuito diciamo tutte le potenzialità di cui parlavo prima e quello che magari non le ha neanche viste realizzare, ha cominciato a vederle, ma è quello che aveva intuito davvero quello che si sarebbe potuto fare qui. Ma perdonami se ti interrompo, la vigna c'è sempre stata in qualche misura? Sì, l'azienda agricola di famiglia c'è sempre stata. Conta che adesso non è per fare collegamenti storici, ma per darti un'idea, i primi atti di acquisto di terra della famiglia Cavalieri in zona qua in Franciacorta sono della metà del 1200. Quindi sì, abbiamo, guarda, non te l'ho mai fatto vedere, ma abbiamo ancora la copia del lato nell'archivio di famiglia. Chiaramente era un'azienda agricola tutto tondo, allevamento, seminativo e vigneto. Quindi il legame con la terra della nostra famiglia c'è sempre stato, che però non era un legame diretto. La mia famiglia ha sempre avuto interessi su Brescia, una parte della famiglia di Bergamo. C'erano attività collaterali, lì non era un'attività come è oggi totalizzante per la famiglia. Okay. Era qualcosa di, diciamo, abbinato al resto. E mio nonno è stato quello che ha intuito le potenzialità del territorio e ha anche ridisegnato diciamo il patrimonio diciamo dei terreni, ecco, non mi viene la parola, diciamo così. Sì. Perché la gran parte dei nostri possedimenti avevamo parte nella parte alta della collina Indico di là, perché è lì, sì. Di Erbusco, dove già c'era vigneto, ma nella parte più bassa invece avevano la parte a seminativo, perché chiaramente in collina il mais non cresce e quindi erano molto più, diciamo, ricercati i terreni nella parte pianeggiante. Okay. Lui li ha ceduti e ha spostato tutta la proprietà sulla parte media e alta della collina di Erbusco. Poi abbiamo appezzamenti sparsi qua in zona, ma il più lontano è 1 chilometro da qui in linea d'aria. Quindi siamo estremamente concentrati qui, su questa collina. Ed è stata la sua intuizione che si è legata anche poi al coltivare lo Chardonnay, e che praticamente, tolto per la vinificazione del rosé che facciamo con il pino nero, chiaramente è l'unico vitigno che noi usiamo per fare i nostri vini. Per caratteristiche del terreno, sai, la Franciacorta è terreno morenico molto povero, siamo comunque esposti sud-est, sud-ovest, abbiamo comunque insomma tutte le caratteristiche di questo posto specifico lui aveva intuito si prestassero particolarmente bene a coltivare lo Chardonnay, e quindi da subito ha impostato l'azienda solo esclusivamente su quello. E così stiamo facendo ancora, stiamo continuando sull'impronta che lui ha dato, che era questo dal punto di vista, diciamo, stilistico, e dal punto di vista invece dell'impostazione dell'azienda ha sempre creduto e ci ha tramandato a questo punto, perché siamo tutti convinti in famiglia su questo, che la dimensione nostra fosse questa, cioè 40 ettari lui aveva negli anni 70, quando negli anni 60 in realtà, quando ho cominciato, 40 ettari abbiamo oggi. Okay. E quei 40 ettari noi
lavoriamo e produciamo solo Franciacorta dalle nostre uve, non abbiamo intenzione di ingrandirci, cioè questa è la nostra dimensione e così rimarrà. Quindi l'architettura dell'azienda, l'architettura dell'azienda è nata con lui ed è rimasta tale. Sì, l'architettura dell'azienda l'ha disegnata lui. Poi mia zia, che ha sempre lavorato con lui, l'ha portata avanti. Mia mamma poi ha ricominciato a lavorare in azienda, mi sembra una, adesso perdo gli anni, ma per un periodo ha fatto la mamma, poi è ritornata anche lei qui. E dopodiché siamo subentrati io e mia cugina Diletta, siamo entrati perché loro continuano ad esserci, e subentrati magari operativamente, però ecco, l'integrità familiare dal punto di vista delle decisioni eccetera è sempre intatta. E poi è molto importante, siamo una famiglia allargata, direi, perché il nostro direttore commerciale, se così si può chiamare, che è Aldo Pagnoni, lavora penso alla Cavalieri da 40 anni ed è una delle figure storiche della Franciacorta. Lo zio Baffo. E poi il nostro enologo, che è Giampaolo Turra, che lavora esclusivamente della Cavalieri, quindi è il nostro enologo interno, non è un consulente, e si occupa dei vigneti, della vinificazione, insomma di tutto, dal 2000. Okay. Quindi siamo davvero una squadra coesa con lo stesso obiettivo, e non è scontato. E quindi ecco, penso che questa sia la base per cercare di continuare a migliorare su quella che era l'idea di mio nonno, che comunque io, come tutta la famiglia, continuo ad ammirare per quello che è riuscito a vedere, quando qua in fondo non si produceva, ecco, sta gran qualità. Ecco, diciamolo pure, negli anni 60, non penso che i vini fermi, dopo ci sono le degustazioni, le abbiamo anche fatte insieme, qualcosa di buono veniva fatto anche lì, però ecco, non è che si avesse una gran idea, dai, possiamo dircelo. Diciamo che il progetto è giovane e ha fatto grandissimi passi in avanti, sono stati dei miglioramenti, e fare bollicine è un po' come l'arte della pasticceria, ci vuole grandissima tecnica, quindi un conto è coltivare delle bellissime uve, ma poi bisogna anche sapere trasformare, quindi bisogna un po' specializzarsi. Ma io, tornando a quello che dicevi tu prima, quando accennavi al fatto che siete un'azienda praticamente mono Chardonnay. Sì, praticamente. Una delle caratteristiche chiave di un'azienda spumantistica è quella di cercare di avere i vigneti in posti con caratteristiche differenti per poter creare la cuvée, in sostanza. Quindi da ogni singolo terreno tu prendi degli elementi che metti insieme quando fai le basi, quando fai i tagli, fai le basi da spumantizzare. Mentre invece voi avete deciso praticamente di attingere ad un areale piuttosto circoscritto e ad un, sì, praticamente ad un vitigno solo. Quindi questa cosa la trovo che sia un limite o sia una forza? Da tanti punti di vista, se non interpreti la collocazione nello stesso posto, in un unico posto, nella maniera corretta, può diventare un limite. Ma la maniera, diciamo, sbagliata è quella di fermarsi a una vinificazione estremamente tecnica. Quindi, come dire, intervenendo in maniera pesante si rischia di eliminare ogni sfaccettatura da vini che poi possono risultare molto simili. Okay. Noi sempre di più, è un concetto un po' complicato, quindi cerco di spiegarlo il meglio possibile senza dilungarmi 3 ore, però partendo da un approccio sempre molto, diciamo, parcellare, abbiamo sia consolidato sempre di più una agricoltura di dettaglio, che non è un elemento trascurabile, e allo stesso tempo abbiamo cercato di dar seguito con delle vinificazioni estremamente variegate, e lo stiamo facendo sempre di più negli ultimi anni, a quella che è una materia prima già caratterizzata di suo per diversi suoli, diverse esposizioni, per quanto siano vigneti vicini, e quindi dando un seguito anche con le fermentazioni, con gli affinamenti, con i contenitori, quindi legno, acciaio, grande, botte, eccetera, con le fermentazioni spontanee piuttosto che non. Quindi cerchiamo di avere dei percorsi dedicati
parcella per parcella, di modo che si valorizzino quei micro dettagli che poi riescono ad essere esaltati da questa attenzione. Quindi spesso cerchiamo di sottolineare quelle caratteristiche che con una vinificazione grossolana passerebbero sotto silenzio, creerebbero dei vini tutti simili, e anzi cerchiamo di amplificarle il più possibile, ma serve chiaramente un lavoro quasi da orafo, ecco. Bisogna veramente andare ad incidere ogni singolo, però alla fine, per quanto poi diciamo la base di partenza sia piccola, quando si elaborano bene i dettagli e riesci a dare una forma armonica a qualcosa di molto, come dire, unitario e dettagliato, ecco, è estremamente gradevole, no? Perfetto. Non so se sono riuscito a spiegarmi, ho fatto del mio meglio. Io credo di sì, spero anche che le persone che ci ascoltano riescano a intuire il senso del discorso. Tornando un attimo al lavoro di dettaglio in vigna, piccolo inciso, è bella questa cosa che praticamente si parla molto spesso e diventa quasi una frase retorica: il vino si fa in vigna. In realtà il vino si fa seguendo ogni singolo dettaglio, quindi la vigna è una cosa, ma la vigna vuol dire tante robe diverse, come lavoro il terreno, come tengo le piante, quando le lavoro, come le lavoro, quando raccolgo, quando non raccolgo, fino a poi dopo, quando l'uva arriva in cantina, inizia un'altra storia. Quello che volevo dire io, raccontami un attimo del vostro percorso di questi ultimi anni in vigna, perché se non... voi siete biologici dal? Biologici dal 2013. Su tutta l'azienda abbiamo iniziato la conversione, che si è conclusa dai 3 anni dopo. E iniziando col biologico abbiamo cominciato dal 2013 con i primi 2 ettari da subito, perché... passare solo al biologico senza una prospettiva ci sembrava quasi una limitazione tecnica, cioè dire va bene che non è da poco, non usiamo più fitosanitari di sintesi, ma solo prodotti di copertura naturali, ed è già qualcosa, ma noi avevamo veramente il desiderio più che la volontà di riuscire a tirare fuori qualcosa di più dalla nostra terra. E quindi, siccome poi dopo inventarsi delle cose strane non ci sembrava interessante, ci siamo confrontati con dei viticoltori amici che lavoravano in biodinamica da tanti anni. E, beh, penso anche di poterli nominare. Il primo tra tutti mi viene in mente Saverio Petrilli, che ci ha aiutato, come si fa tra persone, quasi più che tra professionisti, a capire quello che poteva essere una strada interessante, e per questo gli saremo sempre grati, io personalmente in particolare. E abbiamo cercato veramente di trovare qualcosa che ci facesse andare oltre, quindi questo andare oltre vuol dire veramente cercare di cambiare il punto di vista e non soltanto di parlare di tecnica, ma cercare anche un po' di riscoprire, sembrano discorsi un po' campati per aria, ma la nostra sensibilità nel cercare di cogliere i dettagli partendo dal vigneto. Okay. Diciamo che con l'agricoltura convenzionale un pochino si perde il coinvolgimento umano, fai la difesa a calendario e puoi anche non entrare quasi in vigneto a un certo punto. Quando cominci a parlare di biologico e di biodinamica, a prescindere che uno creda o meno nei preparati, quello non voglio neanche mettermi a discutere perché si potrebbe stare qui delle ore, ma non credo sia, ecco, il punto interessante. La cosa interessante è, diciamo, la centralità della capacità dell'uomo di sapersi adeguare al luogo in cui è, in cui si trova. Quindi non di imporre un calendario, imporre un risultato. Quindi io non è che pensi che da quel vigneto voglia ottenere quel tipo di vino perché lo decido io. Cerco di capire qual è il modo migliore per coltivare quel posto e cerco di capire qual è il miglior prodotto che posso tirare fuori da lì, a prescindere dalla mia volontà. È come un ribaltamento di punto di vista. Sì, sì, sì. Ed è estremamente complicato da mettere in pratica, perché perdi tutte le certezze, perdi tutte le sicurezze. Cioè, cominci a dire oddio, e se ho sbagliato a interpretare, cosa succede? Corri molti più rischi. Ma conseguenza diretta di questa scelta è anche l'apparizione in questi ultimi anni di vini one shot, o di vini che hanno delle caratteristiche talmente intense che sono proprio lo specchio di quell'annata lì. Ma tu hai detto, la sfida più grande è l'adattamento al luogo in cui sei, compreso il clima, evidentemente. Per forza, perché
E a un certo punto ti trovi quasi, quando cominci a ragionare in questo modo, che è estremamente angosciante alle volte, perché ti senti un po' in balia degli eventi, ma è entusiasmante dall'altra parte, perché ti trovi di fronte a tutte le opportunità possibili e non sei più chiuso nel devo fare 5 etichette, quindi devo tirar fuori per forza i vini per far questo, far quello. Ogni tanto, come ci è capitato nel recente passato, ti trovi davanti qualcosa che esce dai tuoi schemi e devi riuscire a capire che è fuori dagli schemi, ma non lo puoi perdere, perché in qualche modo è legato al posto in cui sei, all'anno in cui sei, e quindi prendi un po', diciamo, il coraggio a due mani e dici, va bene, seguo io lui invece che costringerlo a seguire me. E, chiaro, adesso è uscito un vino con una nuova etichetta l'anno scorso, su pochissime bottiglie, perché era, diciamo, un po' un primo tentativo di capire cosa succedeva nell'affidarsi più che cercare di indirizzare, ma nel vedere che il risultato ci è piaciuto e ci ha dato soddisfazione, non ci ha per niente fatto sentire fuori posto, fuori casa, ecco, abbiamo pensato che quella potesse essere una buona strada da percorrere per cercare di caratterizzare, quando si parla di caratterizzazione dei vini, di cercare di dare il proprio carattere, ecco, il carattere del posto in cui si è, penso che voglia dire questo. Penso che significhi saper tirar fuori davvero, saper capire che cosa sta arrivando e non rovinarlo, ecco. Senza imporgli, scusa. La tecnica di coltivazione al servizio di quelle che sono le condizioni in quel dato momento, dopodiché quello che ne risulta viene poi indirizzato al vino. Certo, però per dirti una cosa macroscopica che tanti dicono, ma sì, se fai biodinamica fai meno uva. Dipende, chiaramente non concimando tendi a spingere di meno, ma nel momento in cui tu ricrei di fatto, cerchi di rimediare al problema della monocoltura, creando diversità, mettendo la pianta in condizione di, passa un elicottero, di autoregolarsi, in qualche modo la pianta nelle annate meno cariche produce meno, in quelle più cariche produce di più e segue un pochino quello che è il suo andamento, grazie a Dio, naturale, essendo una pianta. Non è una pianta di bulloni, no? No, esatto, non è che puoi imporle di produrre tot bulloni all'anno perché tu hai bisogno di tot bottiglie. È chiaro che per il produttore è comodo far più uva perché hai più vino. Però, dall'altra parte, se si ricerca la qualità, e la qualità viene anche dall'equilibrio, non può venire dalle forzature, soprattutto quando si cerca di lavorare di cesello e non col martello, ecco, si cerca di fare un lavoro certosino, non puoi forzare la mano, perché il primo rischio è di fare tutti i vini uguali, come dicevamo prima, cioè standardizzi tutto e poi rischi di perdere delle opportunità meravigliose che invece sono quelle che poi rendono bello questo mestiere, cioè scoprire ogni tanto, anche a prescindere dalla tua volontà, che cosa salta fuori. Okay. E non è male. No, certo. Allora, saltiamo a pietare dentro la cantina e due domande. La prima, avete cambiato molto l'approccio nel trattare l'uva negli ultimi, da quando sei entrato in azienda tu, tipo 2008? E secondo te i vini sono molto cambiati di conseguenza? Oppure l'approccio non è cambiato, no. Scusa. Oppure c'è una continuità? Non è cambiato molto, c'è assolutamente una continuità. Questo è il mio parere. Perché uno dei punti fondamentali, diciamo, quando ci siamo trovati di fronte dei cambiamenti, almeno questo è quello che ci siamo detti noi, non abbiamo bisogno di stravolgere i nostri vini per darci un'immagine diversa che ci aiuti sul mercato, per dirla in breve, che è un pochino il problema che ha un po', se vuoi, la comunicazione del mondo biodinamico, biologico, eccetera. Abbiamo il desiderio di migliorare la qualità dei nostri vini partendo, e me lo dico da solo, dalla buona qualità dei vini che già abbiamo fatto e che già facciamo. Perché io ho iniziato a lavorare qui nel 2008, quindi ti immagini che grande contributo posso avere dato. Per me uno dei vini migliori in assoluto che la Cavalleria abbia mai fatto è Collezione Esclusiva 2008, che, se vuoi entrare nel dettaglio, è fatto con convenzionale, con trattamenti chimici, chiamiamoli così perché di questo si tratta, cioè, quindi di quella qualità, secondo me
cioè qua la qualità non è in discussione. Quello che è nostra intenzione fare è partire da lì e cercare di andare oltre, di raggiungere livelli ancora più alti. È un progetto chiaramente ambiziosissimo, è molto difficile, però non è nostra intenzione stravolgere niente né rinnegare niente di quanto fatto in passato. Ma quando dici andare oltre, hai in mente qualcosa di preciso o stai ancora cercando? O semplicemente abbiamo fatto pensi di trovarlo mentre vai? Adesso sono un po' di anni che ci stiamo lavorando, perché le prime, diciamo, prove di vinificazione diverse, ricerche di qualcosa di qualche altra caratteristica abbiamo iniziato nel 2009. E il primo, diciamo, la prima, quindi fermentazioni spontanee, contenitori diversi, quindi tanta bottega. Scusa? Fermentazioni spontanee, scusa, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, stiamo parlando della prima fermentazione, quella alcolica. Sì, la prima, quella che si fa appena dopo la vendemmia. Quindi, ecco... ho perso un attimo il filo, non mi ricordo più dove ero. No, dicevi che praticamente i primi esperimenti di fermentazione. Sì, scusami. E quindi ecco, i primi 100 ettolitri, ecco, considerando il primo, diciamo, 10% della nostra produzione, sì, su per giù, ecco, prendilo come percentuale, virgola, chiaramente non è sempre, non è proprio precisa, ma è venuto nel 2014. Di fermentazione spontanea su una quantità, diciamo, ragionevole. Prima abbiamo fatto solo piccoli prove, vinificazioni anche in purezza, come è stato nel caso del Sé, di cui dicevo prima, non ho detto il nome, ma il vino, quello one shot che è venuto nel 2013. E insomma, il primo, quindi è stato un percorso ragionato, lento, e soprattutto l'obiettivo era di cercare qualcosa di valorizzante, caratterizzante, ma non difettoso, non impoverente, che non facesse perdere la grande eleganza e la grande beva che contraddistingue i nostri vini. Okay. Quindi abbiamo anche cercato abbiamo dovuto lavorare tantissimo e stiamo arrivando adesso a una, come dire, nel 2019 abbiamo fatto quasi la metà della produzione con le fermentazioni spontanee. E quindi c'è stata una crescita graduale, ma abbiamo dovuto anche padroneggiare la tecnica, perché il fatto di fare fermentazione spontanea non deve essere una scusa per dire, come dicono tanti, ah sì, fate le fermentazioni spontanee, così vi aiuta commercialmente. No. Ecco, devo riprendere un po' perché c'è stato un problema tecnico. Comunque, insomma, il discorso delle fermentazioni spontanee, per riassumere in maniera estrema, per noi deve essere, cioè vorremmo davvero che fosse una qualcosa che ci aiuti a dare davvero la marca Cavalleri, riconoscibile sempre ai nostri vini, ecco, per evitare di andare lunghissimi nei dettagli, perché poi questi discorsi a me intrippano, come si dice, mi perdo 6 ore. Sicuramente, però, vuol dire... mettiamo dei semini, poi i lettori della guida più curiosi verranno, ti bombarderanno di domande ad hoc. Volentieri. In modo di sbizzarrirti, insomma. Il problema è fermarmi di solito. Ogni tanto lo dico quando ho rotto le palle, ditemelo. Sono cose che a me proprio piacciono, mi coinvolgono. Ok. Va bene, niente. Quindi il lavoro in cantina è una serie di micro sperimentazioni fatte con grande attenzione, ma soprattutto con grande misura, senza voler stravolgere per forza le cose, ma sempre con la volontà di andare un passo più avanti ogni volta, alla ricerca di quella che è, la potremmo chiamare identità, caratterizzazione, non lo so. Ma dipende un po' anche, immagino, dal vostro gusto personale, cioè... Immagino che ci siano dei vini che non dicono niente pur fatti bene tecnicamente e dei vini che magari hanno un filo di più di personalità, a cui tu perdoni qualche sgarbo, ma dici questa è l'espressione del terroir, però questa cosa ha un limite. È un limite fatto, come dicevi, come spiegavi bene tu prima, in sostanza.
Volevo farti un paio di domande sui vini e poi chiudiamo questa intervista. Quali sono i due, tre vini della tua gamma aziendale su cui tu tutti gli anni punti gli occhi con maggiore attenzione? Cioè, a me verrebbe da dirti quanto investite sul vostro vino d'ingresso, che è il Brut Blanc de Blanc, e quanto per esempio sulla super riserva di gamma, la collezione che citavi prima, favolosa del 2008. Beh, non posso che risponderti sul Brut Blanc de Blanc senza annata. Non, cioè, quello è il punto chiave del nostro lavoro. Non che gli altri siano vini satellite, chiaramente, perché sono i vini che vengono, quando vengono fatti, vengono dalle vigne migliori, sono quelli diciamo, dal punto di vista delle valutazioni, se ha un senso fare valutazioni, quelli col valore più alto. Però, dal punto di vista produttivo, noi non partiamo dai vini importanti e quello che avanza lo mettiamo nel Brut Blanc de Blanc senza annata. Noi partiamo dalle considerazioni sul Brut base e se c'è margine per fare vini più importanti, li facciamo. Ma se nel fare vini più importanti, quindi togliendo le basi migliori, il nostro Blanc de Blanc perde valore, carattere, senso, non facciamo i vini più importanti perché quello è il cuore dell'azienda e non a caso nel 2014 i primi 100 ettolitri di fermentazione spontanea non li abbiamo messi nel millesimato, nel Padoset o nel Sauternes, ma li abbiamo messi nel Blanc de Blanc perché è il vino per il quale abbiamo iniziato a lavorare per i cambiamenti, perché è quello per cui sentiamo più il bisogno di dare alla nostra marca, ecco, vogliamo riconoscerci nel Blanc de Blanc tutti gli anni. E chiaramente a prescindere dalle stagioni, dall'andamento, dall'annata calda, dall'annata fredda, vogliamo che quel vino lì sia il nostro vino. Poi, da un certo punto di vista, se vuoi, l'espressione delle vecchie vigne in alta collina erbosco è quasi anche troppo facile da ottenere. Quindi fare un grande millesimato quando hai 40 ettari e tirarne fuori 10.000 bottiglie. Non dico che si riesce a fare tutti gli anni, annata buona, annata cattiva, ma sì. Ma fare sempre un grande Blanc de Blanc che sia il tuo vino è quello difficile davvero. Ed è il nostro focus, ecco, lavoriamo per quello. Bene, Francesco. Al di là di questo, io ti auguro proseguire senza timore lungo la strada, anche perché in teoria dovrebbe questo vostro essere inquieti e mai soddisfatti dovrebbe servire anche a coloro che lavorano accanto a voi, alle altre aziende. Non dico che dovete essere un esempio, ma quantomeno allargare quelli che sono i margini, no? Perché chiaramente un brand come quello della Franciacorta si identifica perché è facilmente riconoscibile. Ma una volta che hai identificato il brand, poi bisogna però cercare di dargli più varietà possibile, perché altrimenti non si capisce perché bisogna acquistare i vini dell'azienda X o dell'azienda Y. E quindi caratterizzarli secondo la propria personalità mi sembra doveroso, insomma. Ma guarda, posso solo dirti che come in tutti i territori in cui c'è crescita, c'è volontà di migliorare, c'è ambizione nel senso migliore della parola, c'è un bellissimo gruppo di aziende, tu lo sai, che scambiano pareri, lavorano, si confrontano, perché il bello di questo modo, diciamo, un po' meno standard di lavorare è che necessita dei rapporti tra le persone, perché uno le idee, cioè o sei quel genio su 7 miliardi che sicuramente ha l'idea innovativa e stravolge tutto, ma se sei una persona normale, le idee ce le hai parlando con le altre persone. E Certo. quindi nel momento in cui cambi, l'unico modo è andare a vedere cosa fanno gli altri. Certi dicono prendere ispirazione, io dico che tante volte si copia, ma nel senso migliore. Ma insomma, non bisogna vergognarsi di dirlo. Certi colleghi hanno delle belle idee, tu dici, bah, provo, copio, ma lo copio a casa mia, con il mio obiettivo, i miei standard. E quando provi a cambiare, è bello anche a copiare, come si faceva a scuola, no? Esistono le buone pratiche, perché non metterle in atto, scusa. E quindi, solo che finché rimani chiuso in casa tua a dire come sono bravo, come sono bello, sicuramente resti dove sei. Se invece vuoi cambiare, devi uscire, andare a vedere, prendere ispirazione, andare da chi sa fare le cose meglio di te e avere l'umiltà per riconoscerlo e seguirlo. Ma è
cosa c'è di meglio, di più bello ed è di più stimolante. Dai, va bene. Nell'attesa di incontrarci di nuovo e bere insieme quando finisce questa clausura, poi ne parleremo davanti a un bicchiere. Grazie Francesco. Spero presto. Ciao Paolo. Presto. Ciao. Ciao a tutti.